Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ho deciso di farvi un breve video in cui vi parlo di due effetti che possono essere implicati anche nella criminologia. Il primo, di cui si è sentito parlare spesso in questi giorni, è l'effetto spettatore. L'effetto spettatore è un effetto studiato in psicologia sociale a partire dal 1968 da parte di Darley e Latané. È stato teorizzato in seguito alla notizia sconvolgente dell'omicidio di Kitty Genovese, avvenuto nel 1964, e in base al fatto che a questo omicidio avrebbero assistito decine di persone, all'incirca una trentina almeno, vedendo la scena dai propri balconi, dai propri appartamenti, dal proprio palazzo, ma sembrerebbe che nessuno sia intervenuto durante questo brutale omicidio per cercare di salvare la ragazza. Questa è quella che viene raccontata come versione ufficiale dei fatti da parte dei giornali e da parte delle forze dell'ordine. Sulla base di questo racconto è stato ideato l'effetto spettatore. L'effetto spettatore è frutto di una sorta di diffusione di responsabilità. Nel momento in cui c'è un ampio gruppo ad assistere ad un atto che può essere un incidente, che può essere una violenza, che può essere un omicidio, più persone sono presenti, più è probabile che nessuno intervenga. Quindi nel momento in cui c'è un caso come può essere quello di una persona aggredita per strada, nel momento in cui ci sono 5 persone a camminare, è più probabile che una di queste 5 intervenga. Nel momento in cui ce ne sono 30, è più probabile che nessuno di questi intervenga. In realtà lo studio è stato fatto a partire dalla versione ufficiale dei fatti, dalla versione quella che è stata diffusa. La versione meno diffusa dei fatti è che in realtà di quelle persone moltissime si sono affacciate alla finestra cercando di dire qualcosa durante questo assassinio, durante questo brutale omicidio, ma nessuno ha avuto il coraggio di intervenire fisicamente nei confronti della persona che stava agendo in questo modo nei confronti di Kitty. Il problema è che la versione anche di alcuni spettatori, di alcune persone che hanno visto la scena, quello che non torna è che sembra che le forze dell'ordine siano state chiamate purtroppo in maniera troppo tardiva. Sulla base però di questo effetto che è stato studiato nel 1968 e sulla diffusione di responsabilità, siamo arrivati però a comprendere che, ad esempio, nei casi di necessità di un soccorso urgente, come può essere quello di un incidente, la persona che magari sta facendo il corso di primo soccorso si sentirà dire dal formatore che la prima cosa che deve fare in assoluto nel momento in cui c'è bisogno di un'ambulanza è quello di girarsi e di puntare il dito verso una persona in particolare, urlandole: devi chiamare l'ambulanza. Perché in questo modo siamo sicuri che una persona in particolare ha questo compito ben specifico e siamo sicuri che lo eseguirà, mentre se dovessimo urlare un generico chiamate un'ambulanza, è molto probabile che nessuno degli spettatori della scena dell'incidente del soccorso intervenga per chiamare effettivamente i soccorsi. E questo è l'effetto spettatore. Spero di avervelo spiegato con parole semplici rispetto a quello che è la teoria. La seconda parte di cui vi volevo parlare è quella che riguarda le morti equivoche. Quindi, come avete visto, magari nel caso di Annie Borison o nel caso di Mario Ferraro, ci sono dei casi in cui quello che potrebbe sembrare un suicidio, magari in realtà potrebbe essere tranquillamente un omicidio inscenato come suicidio. Ovviamente nel caso di Annie Borison sono tutte congetture per ora. Congetture in realtà supportate da alcuni fatti, perché se si fosse trattato effettivamente di un suicidio, non si capisce tutta questa necessità di tenere segretezza sui dati della sua morte, ad esempio della sua autopsia e sugli altri documenti. Nel caso di Mario Ferraro, invece, il caso è stato decretato effettivamente come omicidio, ma archiviato perché era impossibile arrivare a una condanna per insufficienza di prove, per mancanza di prove, e non si sapeva più che piste di indagine seguire per cercare di dare giustizia a questo uomo. Partiamo quindi dalla definizione di morte. La morte può essere di quattro tipi, secondo l'acronimo di una sigla inglese, NASH: naturale, accidentale, suicida
o omicidio. Nel momento in cui avviene il decesso di una persona, la prima cosa da fare in assoluto è di repertare la scena del crimine durante l'intervento, cercare di comprendere se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio, cercare anche solo di farsi un'idea per capire di queste quattro parole quale può essere la parola chiave. Ovviamente quello che è il segreto in questo caso è di comprendere che bisogna indagare approfonditamente fin dai primi istanti senza partire prevenuti. Quindi la parte fondamentale è cercare di stabilire con precisione quella che è la causa del decesso, stabilire che cosa è intervenuto, se c'è stato uno strozzamento, uno strangolamento, un qualsiasi tipo di azione esterna all'essere umano e da chi può essere stata indotta e come. La morte per suicidio non è così rara come si potrebbe pensare. Ogni anno ci sono circa 4.000 casi nella popolazione dai 15 anni in su. Perché? Perché sotto i 15 anni i casi sono estremamente rari, quindi vengono considerati i tassi nella popolazione a partire dai 15 anni. Come vi dicevo, ci sono all'incirca 4.000 casi ogni anno. Non sempre vengono scritte lettere di addio, non sempre vengono lasciati messaggi. Spesso bisogna cercare di ricostruire quella che era la vita della persona prima dell'accaduto per cercare di darsi qualche spiegazione. Ma non sempre le spiegazioni arrivano. E quando non arrivano, quello è il momento in cui la famiglia vive in modo tragico, tragico la perdita di un proprio caro, di un proprio affetto, di un conoscente. Quello però su cui mi voglio concentrare sono le morti equivoche. Le morti equivoche sono i decessi in cui gli investigatori arrivano sulla scena del crimine, iniziano a repertare e si rendono conto che qualcosa sfugge alla loro comprensione e non riescono immediatamente a farsi un'idea. Quello è quello che viene definito morte equivoca. In Italia non esistono delle vere e proprie linee guida di indagine su questi casi, mentre negli Stati Uniti esistono fin dal 1988 e spiegano anche come procedere fin dai primi istanti per evitare di avere troppi cold case, quindi troppi casi di omicidi irrisolti o di rischiare di repertare un caso di omicidio come suicidio, quando in realtà questo non lo è. La prima cosa da fare in assoluto ovviamente è di arrivare sulla scena del crimine, ma per arrivare sulla scena del crimine ci deve essere la chiamata, un intervento. Nel momento in cui il 118 o il servizio di emergenza riceve la telefonata in cui viene segnalato un cadavere, la parte importante e fondamentale è di non inviare alcun tipo di segnalazione del sospetto di colui che ha chiamato. Ovvero, nel momento in cui una persona chiama, se vede una persona che è stata trovata magari con una corda al collo a un albero, in quel caso la persona ovviamente e logicamente deduce che si sia trattato di un suicidio. Questo però non deve essere assolutamente fatto. Nel momento in cui dalla centrale operativa viene comunicato il caso su cui intervenire, il luogo, con la precisione, non va assolutamente comunicato alcun tipo di dettaglio riferito da colui che è il chiamante. La polizia si deve recare e trattare ogni singolo caso come se fosse il caso di un omicidio. Deve arrivare, deve repertare, deve interrogare tutti i testimoni, deve interrogare tutte le persone presenti, identificare la persona, fotografare tutta la scena, tutto quello che può essere di utilità e magari non soltanto le cose utili, anche le cose che possono sembrare inutili possono tornare utili successivamente. Quindi anche le cose più sciocche, fotografare tutto e repertare tutto per i successivi atti di indagine. La seconda parte fondamentale è, dopo la repertazione di tutta la scena del crimine, è l'invio del corpo dal medico legale per l'autopsia. L'autopsia deve essere sempre fatta come se si trattasse di un caso di omicidio. Va sempre prestata la massima attenzione anche nei casi in cui viene segnalato al medico legale il sospetto della polizia che si possa trattare di un suicidio. Questa cosa non andrebbe mai assolutamente fatta. Il medico legale, nel momento in cui svolge l'autopsia, deve svolgere l'autopsia senza sapere nulla di quelli che sono i sospetti della polizia, per evitare di esserne vincolato, di sentirsi vincolato rispetto a questo parere. Abbiamo quindi le linee guida su quello che è l'intervento sulla scena del crimine.
quello che è l'intervento in caso di sede autoptica, quindi di esame medico legale, il terzo intervento è il perché. In questo caso la risposta è fondamentale. Le forze dell'ordine, gli inquirenti e tutti coloro che entrano in contatto con il caso devono cercare di prendere più informazioni possibili sulla vittima per capire il perché. Il perché si può capire facendo quella che è l'autopsia psicologica. In Italia purtroppo viene ancora utilizzata pochissimo, all'estero iniziano già a utilizzarla molto di più, mentre negli Stati Uniti c'è una tradizione consolidata. In questo caso abbiamo uno psicologo o uno psichiatra psicoterapeuta o uno psicologo psicoterapeuta, comunque qualcuno di esperto nell'ambito della psicologia che si mette a studiare tutta quella che è la documentazione medica, la documentazione della vita di una persona, parlare con i parenti, gli amici, cercare di capire se c'erano delle difficoltà di qualche tipo, di che tipo, spiegarle e comprendere e scrivere, redigere una sorta di perizia in cui si deve descrivere quella che è la personalità, il carattere, le difficoltà dell'ultimo periodo della vittima per capire se effettivamente ci sono le basi per concludere che si sia trattato di un suicidio oppure no. Oggigiorno non è difficile inscenare un omicidio come suicidio e questo lo dobbiamo a tantissimi fattori, lo dobbiamo al fatto di magari errori di comunicazione dalla centrale operativa alla squadra che interviene per prima, lo dobbiamo magari a causa dell'effetto CSI. L'effetto CSI è l'effetto provocato a causa di programmi come CSI. E in questo caso abbiamo persone normali che sono a conoscenza di tecniche di indagine, di investigazione molto approfondite e diffuse grazie a queste serie TV e a questi programmi, che però provocano difficoltà agli inquirenti nell'effettuare le indagini successive, perché nel momento in cui una persona X qualunque sa come è possibile cercare di inscenare le impronte di un'altra persona, inscenare un omicidio come una morte incidentale, nel momento in cui si riesce ad avvelenare senza lasciare traccia, cose imparate magari a causa o grazie a questi programmi, gli inquirenti si trovano via via sempre più in difficoltà rispetto a casi del genere nel cercare di indagare e di portarli a una conclusione. Mi fermo solo su un piccolo appunto prima di parlarvi di un caso esistito realmente in Italia. In America esiste una pubblicazione molto consolidata riguardo a questa problematica e ci sono anche le percentuali di incidenza. Ad esempio, nel momento in cui c'è il coinvolgimento di una persona delle forze dell'ordine, del comparto militare, è molto probabile di trovarsi davanti a un omicidio inscenato come suicidio. Quindi questo è uno di quei casi in cui, nel momento in cui si vede che una persona vicina alla vittima è una persona delle forze dell'ordine e c'è qualcosa che magari non torna completamente nel caso, quello è il momento di indagare in modo approfondito sul ruolo che questa persona può aver avuto sulla vittima, sul decesso della vittima. Un altro caso è quello dei medici. I medici purtroppo sono anche le persone più competenti in assoluto nell'inscenare i decessi per morte accidentale o per morte naturale. Quindi nel momento in cui c'è una persona molto vicina alla vittima deceduta, che ha delle competenze mediche, ha fatto dei corsi medici, quello è il momento che serve agli inquirenti per capire che bisogna concentrarsi anche sul rischio di un avvelenamento e di fare degli esami tossicologici e comunque di un certo tipo sulla vittima. Vi citerò brevemente un caso tutto italiano. Il 21 luglio del 2011, in una casa a Crema, la mattina vengono trovate all'interno della casa due persone decedute. Sono madre e figlia. La polizia interviene subito e nota che ci sono delle confezioni di Xanax vuote e delle bombole che sembrano difettose. Pensano che si possa essere trattato di un omicidio suicidio. La polizia però non è perfettamente convinta dopo essere intervenuta. La perizia medico-legale, lasciandosi suggestionare da quello che è stata la scena del crimine, scrive che le vittime sono decedute per intossicazione da monossido di carbonio e abuso di barbiturici, quindi lascia intendere che si sia trattato effettivamente di un suicidio.
Gli inquirenti però non sono perfettamente convinti perché non vengono trovati fattori di alcun tipo che possano portare la donna a volersi suicidare, uccidendo anche la propria figlia. Decidono in questo modo di insistere e di continuare ad indagare, nonostante la contrarietà della perizia medico-legale. Continuano a indagare e iniziano ad attenzionare il compagno della donna. La donna dal 2007 ha una relazione con un medico, con lui inizia ad avere questa relazione da cui avrà anche la figlia, dovrà mettere di mezzo il legale per far riconoscere la bambina e ci saranno sempre dei gravissimi problemi tra i due per la gestione di questa bambina. Le battaglie legali vanno avanti, lei riesce a far riconoscere la bambina, ma lui nel frattempo è già divorziato con 3 figli da mantenere. Ha un'altra compagna, anche lei è rimasta incinta, quindi si ritrova ad avere troppi alimenti da pagare a tutte queste donne con i loro figli e decide in questo modo di cercare di placare la situazione. Il 12 luglio, 9 giorni prima del tragico fatto, invia una lettera in cui promette che cercherà di essere più presente per la bambina, di fare effettivamente il padre e di comportarsi come si conviene a un uomo genitore. E questa lettera probabilmente è stata scritta per sviare i sospetti dalla sua persona e da quello che effettivamente è successo alla madre con sua figlia. L'uomo è un medico, sa come agire, ha pianificato tutto alla perfezione, fino alla minima virgola. Decide di comprare delle bombole da campeggio, da lasciare in casa e fingere che si siano rotte, che ci sia stata una morte accidentale. Durante la cena avvelena sia il cibo della donna sia il cibo della figlia con delle benzodiazepine e nel caso della ex compagna, madre della figlia, anche con del diazepam e dopo averle avvelenate con delle dosi altissime, le trascina in camera da letto, le infila sotto le coperte come se stessero dormendo e le avvelena lui facendo inalare il gas della bomboletta. L'uomo prepara tutta la scena, sul tavolo lascia dei blister vuoti di Xanax, lascia le bombole praticamente aperte, le bombole da campeggio aperte, cancella tutte le sue impronte, butta il resto della cena all'interno di un sacchetto, esce fuori, butta la spazzatura e se ne va come se nulla fosse successo nella sua vita. Quello che però l'uomo non ha considerato è che in questo caso gli inquirenti non si sono lasciati convincere. Se effettivamente è stato a cena, per quale motivo lui non ha lasciato alcun tipo di impronte in giro per casa? Perché non ci sono segni del suo passaggio? Perché le donne avrebbero fatto questa cosa dopo una promessa di vedere lui che finalmente vuole fare il padre senza eccessivi problemi, senza avere più le difficoltà da dover chiedere al legale di intervenire? Questo ha portato gli inquirenti a chiedere una seconda autopsia e a scoprire che la donna e la bambina sono state avvelenate e sono state uccise, che non si è trattato di suicidio. L'uomo viene processato e condannato all'ergastolo, condanna confermata anche in Cassazione per l'omicidio della sua ex compagna e della piccola bambina. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanella per i prossimi video. Ciao e alla prossima!